con le unghie e con i denti. Il Chieti strappa un meritato pareggio senza reti a Sora, dove per oltre un tempo ha giocato in inferiorità numerica. L'espulsione è quella del portiere Serra, che nel corso di un'uscita sembra aver colpito un avversario. L'episodio è stato segnalato dal collaboratore dell'arbitro Gai della sezione di Carbonia, che oltre al rosso ha concesso il calcio di rigore ai padroni di casa, ma è stato bravissimo Antignani, appena subentrato, a parare. Il Chieti dunque rimane in cima alla classifica e soprattutto piazza il quinto clean sheet della stagione. Gara, come detto, condizionata dall'espulsione, con un Chieti che paradossalmente ha giocato meglio in 10 uomini, creando le occasioni più ghiotte nella ripresa. Al Claudio Tomei la formazione nero-verde era seguita da 300 tifosi. Le immagini salienti del match con le riprese di Alberto Capo. Terzo minuto, ci provano i padroni di casa con Di Giglio, sfera fuori. Al 19esimo ancora Sora in avanti con Tribelli dal limite, sfera al lato. Il Chieti replica al 21esimo con una conclusione di Forgione, para Crispino. Alla mezz'ora l'episodio che poteva cambiare tutto. Serra, dopo un'uscita su Veron, viene espulso. Rosso e calcio di rigore. Entra il portierino Antignani al posto di Barlafante. Il Chieti passa al 4-3-2. Il portiere neroverde, classe 2004, intuisce l'angolo e neutralizza il tiro di Veron. La porta del Chieti rimane dunque immacolata e il secondo penalty disinnescato dopo quello di Ascoli con Serra. Ripresa, parte forte il Sora e al terzo azione confusa e pericolosa in area neroverde. Postiglione salva tutto in calcio d'angolo. Iniziano i cambi, nel Chieti entrano Spinelli per Diambò e Fall per Artemagni. Chianese poco dopo getta nella mischia anche Barbetta per Mazzei. Il Sora preme molto, peraltro senza creare grossi pericoli. E invece il Chieti ad avere due ghiotte occasioni per passare. Al 23esimo punizione di Di Sabatino, Lazzizza e Falla si avventano sul pallone che viene liberato a fatica. Nel finale di gara Barbetta, su traversone di Fall, fa gridare al gol, ma Crispino con uno scatto di reni salva la porta. E dopo 6 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Il Chieti torna da Sora con un punto e con la convinzione di essere squadra vera, capace di sopperire alle assenze, erano out d'Ancora, Gatto e Mancini, dimostrando di essere sempre più simile al suo allenatore, ovvero grintoso e determinato. Domenica si torna all'Angelini contro il Tivoli.